Siamo con Federica Di Sarra, tennista di Latina, quindi Pontina, vicina a Caserta, insomma, dove città dove è venuta varie volte per partecipare agli internazionali. Come sta andando questo torneo e soprattutto la tua impressione del torneo di Caserta? Sì, oggi è andata bene, ho finito poco fa, per fortuna, prima della pioggia, ho fatto 3 set molto tirati, ho vinto e quindi va bene, dai, sono contenta. Caserta, il torneo, ritorni sempre con piacere, trovi un'organizzazione che conosci, una macchina già rodata, insomma. Sì, questa sarà la quarta, quinta volta che vengo qui, da quando ero piccola, è come se fossi a casa, poi abito, diciamo, vicino quasi, quindi mi sento a casa, dai. Federica, com'è la vita di una tennista? Sempre in giro per tornei, sempre in giro, uno pensa magari una vita bellissima, turismo, invece tornei, campi, albergo praticamente. Dai, scherzo, va. No, da fuori sembra bella, è molto stressante, molto pesante, stancante, però viaggiamo tutte le settimane, quindi quello è il bello, dai. Sì. Spostarsi da un posto all'altro dove praticamente poi alla fine conosci il circolo dei campi e l'albergo. Ovvio, circolo campo, ristorante o dell'albergo che sta lì vicino, difficilmente andiamo a farci un giro o andiamo in giro per la città. Però si fa quello che piace, insomma, almeno questo è bello. Sì, dai, se no non staremo qui nessuna di noi, facciamo quello che ci piace, dai. L'avversaria più ostica che hai incontrato? Qui a Caserta in generale. Caserta non mi ricordo, non ho mai fatto dei grandi risultati qua a Caserta. In generale ho fatto le quali a Roma 2 settimane fa, ho giocato con la Hampton che è 60 al mondo, è una giocatrice comunque totalmente differente rispetto a quelle che incontro io, però è stata una bella esperienza, me la sono lottata con lei, quindi va bene, dai. Soprattutto edificante, insomma, cioè che ti ha fatto maturare molto. Sì, è stata un'esperienza, poi giocare a Roma, penso che è il sogno di tutte noi italiane, ho avuto la seconda volta che ci giocavo, quindi è sempre bello, no?